Allora noi abbiamo detto basta a tutto questo, abbiamo concentrato le nostre risorse su poche priorità che erano priorità, abbiamo raccontato la nostra visione. Oggi l'Italia non è più la nazione, diciamo, no, sempre guardata un po' dall'alto in basso, la nazione fanalino di coda, quella che è sempre sotto esame. È una nazione rispettata, è una nazione sulla quale vale la pena investire i propri risparmi. È il risultato delle nostre scelte economiche, guardate, ma non solo. È anche il risultato della compattezza della nostra maggioranza. Perché al di là, insomma, di quelli che tra l'opposizione e certi grandi giornaloni, no, ogni giorno parlano del fatto che noi litighiamo, ma adesso il governo cade, adesso sta per cadere, poi si svegliano tutti i giorni, però al di là tutti sudati, al di là di questo, la verità è che lo sanno anche loro che questo governo durerà 5 anni. E voi, anche 10, vabbè, finimone prima uno. Giorno per giorno, mia cara, giorno per giorno. Lo sanno anche loro e lo vedete voi stasera. Possono scrivere quello che vogliono. Noi non stiamo insieme per costrizione. Noi siamo insieme da 30 anni. Siamo insieme per scelta. Siamo insieme perché la nostra visione è compatibile. Siamo insieme perché abbiamo un progetto da realizzare. Noi non veniamo qui in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Cos'è? Campo largo rispetto a... So, campo da calcio? Non so. L'esperimento del campo largo. Io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio di un esperimento nato nei palazzi del potere che tenta di mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e per la verità non si saluta neanche in Sardegna, ma per il gusto disperato di tornare al potere si rimette insieme e fa finta di volersi bene, vi prego. I cittadini sono più intelligenti di così. La vendono come una cosa nuova, il campo largo, che ci possiamo inventare? Il campo largo, ma il Conte 2, cioè l'abbiamo già visto questo campo largo. E quando tu metti insieme gente che non ha molto da dirsi e che non ha una visione comune, che non ha un progetto comune, che se no si sopporta, i risultati sono esattamente quelli che abbiamo visto col governo Conte 2. Hai voglia a tentare di fare gli esperimenti? Non è il nostro caso. Il nostro caso è quello di una comunità, di una famiglia affiatata, poi sì, ci sono le specificità, ognuno ha le sue, ogni tanto discutiamo anche, ma il metro della compattezza di una maggioranza si vede dalla velocità con la quale il governo procede. E in questo anno noi abbiamo fatto moltissimo, perché non c'è difficoltà a trovare tra di noi le sintesi. Questi sono i nostri programmi, devo concludere, mi stanno facendo dei gesti inenarrabili, ho un volo che devo riprendere. Vi faccio viaggiare, esatto, vi faccio viaggiare, ci lavoriamo insieme. E sono certa che anche qui porteremo a casa i nostri risultati. Allora signori, ho cercato di fare una sintesi, no, del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro che stiamo facendo, della nostra visione, dei nostri programmi, delle nostre idee. Ora sta a voi. Certo, anche gli altri hanno i loro programmi, hanno le loro proposte, hanno le loro idee. Ho letto un'illuminante intervista della candidata presidente del Campo Largo. Gli hanno chiesto, ma perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzu? Per l'antifascismo. Bene, bene. Programma concreto, articolato, innovativo, bene, bene. Che vi devo dire, signori? Fate voi. Viva l'Italia, viva la Sardegna, viva Paolo Truzzu, viva il Centrodestra Unito, grazie!
Thank you.